Feltro News, in collaborazione con Lab Massa Trabaria. Uno spazio aperto di approfondimento, analisi, informazione, viaggi per i territori alla ricerca di curiosità e amenità, ironia, critica e, perché no, sputtanamento. Grazie a voi per questo collegamento, quindi tutto il mio comportamento è stato molto
quello che ho visto in lui voleva essere trattato, ho imparato molto, forse da quel passato, da qualche cambiato. Il mio nome tale e tale immagine lo porto con l'appoggio. Tuttavia, sicuramente, per il dettaglio, per il mio si è portato a qualche cambiamento. Il tipo di cosa con gli stessi, con certa ricattività, ha trovato con il credo, cosa ha vissuto queste domande? Lei oggi leggo che lei ha chiamato per fare gli elettori e all'elettore si spiegava l'ammarico per il fatto che alcune tematiche come la parità di genere, di collega Sottaglio, faticano ancora ad entrare nelle presenze di molte donne, di anche di tantissimi uomini. Ecco, come ha vissuto queste domande e quali sono i punti sui quali tu si è battuto? Io sapevo che mi ricordavo detto che non avesse potuto vincere, quindi ho fatto questa battaglia con la massima libertà e con la massima condizione, perché sapevo che non potevo vincere, non ero condizionato da compromesso da altri. E un aspetto che mi ha convinto ad impegnarmi, da un lato, diverse volte il fatto che fosse un uomo, dall'altro il fatto che fosse un fatto di restituzione, che volevo che fosse un fatto e quindi perché queste domande, come lei giustamente ha detto, non sono presenti nel programma di risposta. Io ricordo di dire qualche giorno fa è stato approvato il Consiglio elettorale, la modifica della legge elettorale, perché le state sentire di fatto da Palazzino, Palazzo, la stessa firma. Quindi in quell'occasione, perché oltre a questa modifica, è stata fatta proposta di scusa anche in questa elezione, soprattutto da chi spero di essere che cos'è, se da una protagonista può darla un uomo, una donna, ma potrebbe essere l'arte di genere. In rappresentazione di questo meccanismo presente, sia nella legge con cui si legge il Parlamento nazionale, sia nella legge sociale con cui si legge il Parlamento europeo. Quindi, la televisione manca, aveva un'occasione, come dire, benissima, per essere la tale, con tante regioni, ma anche come spirito della legge nazionale, che era la rappresentazione europea. Per cui non è stato. E nessuno dei due contendenti, candidati, ha detto una parola specifica di rammarico, di dispiacere che questa cosa non ha fatto in tutto. Sicuramente anche i partiti che poi vogliono dire questo, che loro la maggioranza, hanno tutti i tali pensori funzionali buoni. Forse poteva fare per fare di una donna e per un po' di sensibilità, ma così è stata una testimonianza, che non ci sono le donne. Che pongono questioni di diritti di genere più loro di tutti. Parliamo quindi di parità di genere. Su questo vi prometto che organizzeremo una piccola speciale, uno di quei temi che vanno approfonditi. Ora però andiamo un attimo più tranquillo. Se l'aspettava la vittoria di Cristo di questa domanda? Guardi, io pensavo che chiunque avesse io sono abituata a una politica sicuramente dovevo individuare un mattolino di prima che un mese dello stato sport, quindi dovevo dire qualcosa di superato. Adottando mattolino, chiaramente, le responsabilità di tutte quelle scelte negative che venivano individuati da più storie della scuola regionale. Questo è stato il grande pubblicitario, questo qui è seguito, credo, anche un po' di scuse di merito. Io mi sono trovata a due dibattiti di pubblicismo, cosa che adesso dicono comunque sicuramente la regione ha tanti limiti, poi la partecipazione mancata, il contatto con i territori, il fatto che ha fatto più da meno i territori, il territorio regionale, per la fine, ma
dall'altra ha fatto anche un fatto politico che da questo non si chiede perché noi siamo da una parte di questo perché è sembrato un modello di futuro da persone che si produce e altro che non si vede la politica perché si vede da chiude che tu vuoi lo che è stato tutto questo hanno vestito le persone e non so se è una campagna fatta in maniera così potevano portare conseguenze, perché hanno il problema con tutti i risultati di tutti, lanciare il messaggio di una battaglia in maniera molto dura, molto forte, non è giusta, se fosse dal saggio, se questo anno ci sono, se non è più partito, è tutto che continuate a partire, perché si chiama così, si chiama così, a partire da qui, e quindi abbiamo questa operazione consenso per il finale il giorno di esistere quindi del voto che poi si mette non lo potete anche dire ma il partito è giusto perché non è votato il partito solo perché è diverso il totale perché questo è un po' pericoloso e poi non è anche per me che non è stato finito noi dobbiamo avere partito anche se è giusto da questo partito di voto però non è una battaglia così facile si può fare è ancora una battaglia che si può fare che si può fare però secondo me per come sta anche il messaggio è pericoloso perché si è sentito anche un po' modo di dire anche il corso tanto tanto passati per studio il futuro è un'attività molto forte parlando di questioni alla gestione del futuro da tutto da parte di altri tutto da tutto è che è trattato lì lo giocare per una cosa che non credo per l'altra pensavo che gli stessi domande come si faceva a chiedere voti e una possibilità di idea di cosa candidati di cui si curano i due interpretati e questo non sia parte del proprio corpo mi auguro che tutti i giorni che si curano alle persone che non mai io ho ancora di superare però ho ancora di superare anche un po' dell'esperienza del nostro partito alla fine per arrivare al di là di poi di rappresentanti tanti, no? Perché questo tuo pagliolo è tutto facile, se tu dici, non è stato il nome, non è stato il caso di tutto. Ma secondo me, se ne sono, non è sempre così. Allora, nella campagna, siamo tutti lì, ci vuole attuare, lui ha parlato di tutto, come la partecipazione, come la professione, di dove la professione, gli eventi di gestione, ma dal punto di vista della sostanza, non credo che io potrei essere direttamente, non credo che sia quello di interesse per questo programma, quello di Mastri. Un caso Paolo si è inserito a questo tempo, un caso Paolo si è inserito a questo tempo, un caso Paolo si è inserito a questo tempo, un caso Paolo si è inserito a questo tempo, e anche ormai è già così, perché entrambi, la credenza del partito, sono parte di una coalizione. Quindi qual è la vera differenza? Ecco, quindi diciamo che la differenza è fatta una campagna comunicativa diversa, che comunque Marcolino ha un linguaggio più tecnico, più approfondito, perché di solito ci ha parlato in maniera forse più diretta, forse più chiara, forse ha dato meglio l'idea di quello che è il suo progetto, la sua idea, senza entrare troppo nei contenuti, invece Napolini è stato un pochino più, diciamo, tecnico, anche dato la sua esperienza di tutto quello che è stato. Sì, perché Napolini, adesso, se fosse stata persona di militanza, io posso dire, io ho incontrato i due personaggi, bilancio e cultura. Bilancio al punto a fondo, cultura ha fatto cose importanti, e ha fatto cose importanti, e ha fatto lui se fosse stato persona di me avrei potuto scaricare il vento del tempo ma tu non è responsabile del numero di la quantità di direttamente di taglio economico ma dove tagliano la distribuzione e come per me il fatto che questo sia avvenuto da questo lato il territorio si è rotto come la sera ma il collaggio non l'ha e quindi la distribuzione sulla sanità secondo me è stata pubblica per voi per sé che non potete essere una
a quello che si è appellato come difesa che lo ha tolto come punto di vista. Senza nulla togliere anche la città di un'altra parte di questo storico parlare di questa crisi. Questo è un argomento che si deve discutere, non è che si deve discutere in una questione tra le frate, forse è questo io, forse non posso discutere, un po' mai che si deve essere fuori dalle nostre situazioni. Sono tutta un'unica ma molto più lunga, il vero è la vita di questo. Quindi vuol dire, adesso sono due persone di questa, però a che tanto la donna non dovesse portare a fare un'esperienza, però che non sia così, ma che questo sia l'uso di questi casi, ma quindi questa cosa non è una cosa che non si può dire anche a tutti noi. Quando passate un momento di una differenza, di confronto, nella ricerca del consenso, però che si ragioni sul fatto della questa che è stata mai una differenza di tanti anni, è lo stesso partito, è lo stesso spirito che sia fine a tutti i secondo me, credo che ci siano condizioni personali e di situazioni che permettono una ricomprensione di come viene rispettato. Al fatto che la Presidente io utilizzerò come assessore un stato candidato che non ho come Presidente di come istituire. Io la vedo così, ma io le mie emozioni traumatiche dove non si pensa. Le sue traumatiche nascondo un altro, nascondo io voglio andare al suo posto. A proposito di lettura traumatica, devi darti di dire l'altro che non ti dice. Allora, l'altro è dato in maniera un po' più forse forse la testata, su questa e a fascista, e c'è anche quell'altro, in degli ultimi anni, c'è solo il sapere di tutto la testata, io non so se si può un po' di chiamare, però se mi sta sentito dire la testata, al primo anno, che nel suo anno, che c'è un po' la testa, che si sta dicendo, l'altro dura da due anni, di tre anni, di fare più, non faceva più parte del gruppo di tutti, e siccome era tutto di disagio, tutto di disagio. E anche tanto strano, tutto che è stato proposto, prima a questo l'altro, io ho preso un partito di un caso di gruppo, e che il partito ha costruito, anche la cosa molto ambita, molto strana. Questo non voglio fare, fatta voi si chiamate, perché c'è un figlio, sono stato fatto un caldissimo, come questo disagio è stato gestito, a che cosa c'è il riferimento, io ho veramente non è presentato come la volontà di fatta di un calcio mandato. Allora, da un punto di vista, sarà un giudizio di donne, un giudizio di oggi per un minimo, ma è stato questo mandato. La cosa che si fa è che oggi si è finito, non l'hanno fatto, che da noi, e poi si è venuto in crisi, che non si è venuto in crisi, che non si è venuto non forse le cose che possono essere poi tornando a questa parte anche con il Brasile che abbiamo visto avere contatti con l'istituto con il partito di riferimento che è futura che è futura scuola di tutti uno dichiarandolo si costruiva una situazione anche da questo dolore questo è un risultato forse una voglia non so se la capacità di farlo e si è ritrovato con lo sguardo che stavo di diventare. Dopo di sé, istituire la magica, la magica è fatta apertamente, almeno donna che l'ha visto da tutti i mesi, quindi è stato difficile aver detto fatto tutto il male possibile. Secondo lei un buon governatore è stato un buon governatore di Stato? È stato, proprio negli ultimi anni ha accentuato la caratteristica di autoritarismo, di monarchia, di vittoria tra cui si è aperta con tutti, stato, soltanto ai territori, quindi a partire, a sottolineare, questo nome non ha aiutato, come dire, una costruzione armonica del pubblico partigiano, molto impegnato e spettato a quel giornalista, che poi ogni sai più dedito a contatti con l'Empo, tutto dentro l'orientazione, ma che ha fatto poco in quello che ha fatto più, e che si è delegato ai diritti delle industrie, che questo è una testa attivando anche, forse nel suo corso è un po' l'ambizione quello di andare a Roma. Non lo so dire, però sicuramente non ha operato per il risultato. Io l'ho conosciuto partire da quello, non lo ricordavo così. Ricordavo il piacere, all'ascolto, poi ricordavo che ci fosse un po' di dire, un po' di sentito, come se non
volersi tutto un contatto con il futuro. Le cure del proprio tempo per capire. Io non so come si svolgerà, non so dire quali saranno i possibili percorsi, anche perché poi sono componenti che nel senso di vista si sembra a vedere anche come il massimo degli obiettivi, voglio dire che stai adesso aree popolarissime mancano. Ecco, una provocazione che però non è sempre un capire per il suo regalo. Ma secondo lei Spagna si candiderà? Ah, grazie. Io voglio dire, io sicuro, ritengo che potete anche non candidarsi, potreste. Però ho puntato la candidatura su contatti che c'è uno per te, il giornale del suo gruppo, perché mi sento come nuovo, che penso qualcuno si trova di più. Allora, non so se potete essere loro, per esempio, può essere, però se fosse praticamente non chiuso, se potete essere come nuovo, come chiuso, se potete essere un affascinante, perché è un lettore, anche se fosse di più, perché le cose non sono chiare, non le do più, non voglio dire. Quindi l'alleanza con il centro-sinistra, la maggiore della Europa, l'alleanza di parte di Paesi con il centro-sinistra, è un'ipotesi per la volontà, essendosi per la volontà stanca. Quindi si profila più una coalizione centro-centro-destra, però anche questo è abbastanza anomalo, ossia vedere Spagna isolarsi fino adesso. Il vero deve essere Spagna isolata, infatti uno di noi che deve essere Spagna isolata, che deve trovarsi legata alla nostra posizione. Quindi, se non convinto, non sono cambiati mai, e se non è isolato, lo spazio di una posizione di letto, lo spazio di letto, non è cambiato niente, non si deve essere cambiato. E in questa realtà, però, che cosa cosa possa accadere realmente con le nostre vite. Quello che è certo è che avere, non so quanti elettori potrebbero, di cui venite, che pure avverso con l'altro fatto, potrebbero votarlo nel caso che loro li vissero il punto destra. Non so quanto sia conveniente a fatto che sia il punto destra. Dopodiché, se non è accettato con la piana con il punto di vista, stata per il punto destra, è cosa di diverso che sarà. Secondo acclamato dal consigliere regionale, che si sa detto forse, la quale potranno intervenire, ripetiamo, il modello diciamo, una moglie che effettivamente, dopo che comunque all'inizio proprio marito, parlo delle ultime elezioni, gli ha dato una mano a Stefano, perché grazie a Stefano, diciamo, i voti che ha ottenuto, soprattutto Stefano, si è ricordato in un'altra vista, grazie a questo che ha fatto la differenza, e per cui oggi, sarebbe posto legittimamente, ripeto, legittimamente, siede ad Amore. E quindi, diciamo, prima era il marito, ancora all'epoca non marito, gli ha dato una mano a lei, cioè, giustamente, come un'altra vista,
cerca di dare una mano a tutti. Però, al di là di questo, cosa ne pensano questi due candidati? Potrebbe essere quel segnale di riparamento che potrebbe costituire la condizione e quindi per fare? Non ho capito. Vogliamo tutti sono anche che tu di politica quando appartengo ad essere accettato tanto in generale, poi come voi anche favorevo sinceramente che si ottiene a loro, però è quello che non ti ho conosco, però per quello non ti pare che abbia tanto conto, fai sicuro da così piccolo comune, che si trovano con gli occhi, perché il conto va bene il ruolo costituzionale, è un po' diverso. Secondo voi è stata l'esperienza di tutti si fa, ma si fa l'esperienza con un'esperienza molto collocata dalla panicità. Non so se ci sono pensato che sono contento dei lavori di morti, perché non è vissuto nemmeno. Non so se... Certo, mi permetti la battuta, ma voi se ti siete un po' comunque. Cioè, siete un po' comunque. Ma se chiesto adesso a me voi se ti siete un po' comunque. Come la discussione è stata in queste zone, è stato... No, lo so bene, ma la mia era una battuta, però alla fine siete sempre voi. Perché voi siete un tipo cristiano, siamo noi un tipo di essere cristiani, sono i tantissimi che hanno poi fatto la storia di queste zone, quella di Sira, come esempio, ma sono state le protagonisti della storia sulla partigiana e poi della storia repubblicana, è ovvio che sia così. Io sono avuti, io lo vedo più legato alla realtà di fatto, non sono in grado di dire che abbia soldi per guidare la regione, tantissimi hanno dell'anno, hanno ancora più potere di vedere per tutta la situazione, però al momento non mi pare che queste cose siano queste eccezioni, io non credo, poi magari stare ma molti del mondo piccolo continui dopo un comune, senza esperienze, poi anche spesso un suo partito, fare il salere e spettacolo da parte del suo partito, potete fare consigliere regionale per il comitivo, ma non fare il presidente, non lo chiede da solo. La stessa cosa qui, si può fare l'esperienza del giorno e poi io farebbe così, poi magari mi dimostrano come stanno, quindi proprio partendo dalla mia conoscenza, che può essere risultata, può essere già fatta, non sono tutti che possono avere un problema non penso che quindi potrebbe essere la fine stacca per il problema che vuole stacca quella stacca quella rivendica quello che è stato per me a Marconi ma quindi non ho potuto immaginare le misure sulla tabella fatta perché anche io ho di fatto che ho tenuto che mi ha avuto l'ultima per cui ho fatto qualcosa di buono e dunque di quello che di buono ha fatto dobbiamo pensare a quello che non ha fatto, che va anche dire, ma se tu vedi la possibilità di un'alleanza, di dividere tutti gli altri, io penso che si può pensare, ovvero se tu ti senti dire che io posso, come dire, criticare il talento ciò che è stato, anche se mi faccio per lo stesso, senza poi conseguenze, io gli altri sono già così, però mi pare un po' complicato, anche perché noi siamo gli stessi partiti che si propongono adesso nella Granza che hanno voluto andare a Marte, quindi vivono di 5 anni. Adesso quindi avete venuto per la stessa Granza, ma se abbiamo detto tanto male degli uomini che l'hanno rappresentata, che è storia normale, che non crede la politica, così ma come tutti per quello, da caso dei personaggi, ma che non cambia il fatto così. Perché se ho quella sempre pericolosa, mi auguro che ci sia il tempo per rientrare dal punto di estrema sistema critica e di entrare al positivo. Questo ma non è soltanto un momento molto facile, ha vinto bene grazie al nostro partito, la costruita di tutto l'apparato, vengono tutti quanti, però adesso la gestione è complicata, perché da un punto di vista della politica, come dire, del fatto politico, è stato più facile da scoprire di gestire, perché lui diceva io quello che faccio di buono è che di solito è nuovo e un produco come assessore, come vicepresidente. Allora era una situazione politica che non
dove creava quella confusione fine delle storie interrotte che non solo essere fuori delle storie precedenti, a volte anche le storie temporali che poi possono cambiare. Perché le storie invece superavano il valore di un'alleanza, superavano il valore di una gestione delle giunta, vive un nuovo cambio tutto, mi pare che sono anche quelle operazioni diventi possibile, ma molto molto complesse e difficile. Il lavoro che il comitato di due candidati, che adesso sono comunque ci sono, che hanno dimostrato di essere meno bravi dei candidati, ecco, non è finissimo, non si sentono in un lasso di difficoltà e di situazioni che ci possono essere. Certo, anche dire siamo tutti uniti adesso che si è pubblicato, perché dopo che sono visti fino a qualche giorno fa, certo, siamo tutti uniti anche la stessa che hanno visto le donne, Camilla, Fabio, Morano, mi sembra un pochino, insomma, un po' presto, un po' ci siamo qualche giorno di tempo, per poi dire, ci siamo anche, noi mi sembra che secondo me i due candidati si spostino, con le sue due strutture, e si guardano in faccia, e mi sembra che sono entrambi, secondo me, candidati legati tra di loro. Per il lato del risultato, di un esercitatore, dopo il suo risultato, come dire, chiaro, non è stato chiaro, non è stato cancellato così. Che è stato fatto, poi spero che i due candidati di gestore e del conflitto siano in grado di costruire un buon percorso che faccia di dare spazio e considerazione al PD e al loro partito. E senti, secondo me, più di quello che ti dico, piccoli che le volete verdi, che però hanno un peso specifico forte della persona dell'ex assessore Italia. Secondo lei saranno, o a loro sostenevano Napoli, saranno fedeli a Filisoli, appoggeranno secondo lei Filisoli come state voi quindi? Io mi auguro di sì. Devo dire che mi ha molto sorpreso il partito di Carlo Cavalcini, conoscendo la sua città di Carlo, conoscendo conoscendo il suo legame con il padre, conoscendo anche il fatto che lui è dell'unico essere che è rimasto nel personale che lascia, quindi la terza passione, quindi mi sembra una cosa di fiducia di stima e di fiducia cattolica. Quindi ho visto, mi ha sorpreso la sua scelta di lasciare il padre del Presidente. Cosa farà adesso? Credo che al momento lui, vuol dire, faccia la parte di un quale cosa finisce. Non so, forse pensare che fosse Pasolini, non posso dire cosa farà, non lo so. Certo, comunque vorrà anche nei Verdi una spaccatura, perché da componente dei Verdi non si conosce in casa. Ecco, diciamo, Alex, ipotesi pluralistica. Il motivo per cui ho scelto Pasolini è perché c'è stato un termine di giustizia che stava così costante, non si è trovato un accordo su diverse cose. Poi di lui ritorna con tanto di miglioramento da stanca, oppure magari sfruttando la popolarità di Scarpi potrebbe fare una volta anche di scassino, di stanca, non è spendendo il proprio di Scarpi. Anche guarda, tutto è possibile. Io so che si sta ragionando di una lista scritta, ma molto ho previsto di storia, si dovrebbero partecipare, democratico, una lista che alcune ha rappresentanti di questi partiti, questa è l'ultima composizione che non si so, a cui il DP non vuole partecipare perché ritiene, come dire, che il partito possa presentare questo scritto, questa identità, anche nelle settimane finite, anche se circa il 2%, come per il 2% che non sta impattando che ha votato nel cemento come ha votato. E quindi anche questo è, come dire, una realtà di tutto il mondo. Noi non vogliamo mangiare, non sappiamo se c'è un sistema in stavolta soli o con tante componenti, ma non è il sistema. Anche per portare questa intesa che il figlio di un seguito alla sua vecchia ha vinto, grazie alle sue costanze però di un libro che gli ha permesso di in tutto il percentuale anche di tutto il mondo. Cosa fa la cava, che è il
persone che parlavano, che avete tutti i giorni che ci io non ho riscritto. Riscritto è tutto, però questo non sembra poi essere figlio di parte dell'esperienza del sistema di studio, assolutamente no. Il studio non è sempre che sono persone che appartengono ad altre coalizioni. Quindi Carlo è stato molto abile, perché non si è messo in lista a gestire, però comunque in un'altra, è venuto un'altra coalizione. Noi abbiamo parlato un po', diciamo, soprattutto di riposizionamenti personali che poco hanno a che vedere con contenuti che materiali si aspettano. Una domanda sotto, di cosa hanno bisogno la politica di peso europeo e di che cosa hanno bisogno, secondo me, gli eventi? Da questo punto di vista, posso dire la bisogna tutto il divenire la conversazione delle decisioni. Come la faccio? È una diversificazione che è andata a costruire l'abitante della società, ma che si è fatti portare, se vai da un altro, se vai da un altro, secondo me, una maggiore attenzione a questa società, suo certo esatto, è un processo, un progetto che si pilota dei anni di fiore, che si è svolto, e che ha un certo comune di un'attualità, ma che si può sicuramente questo è un progetto che va finanziato e che prevede anche una diversa presenza di studenti sanitari e pediatrici. Questo progetto che potrebbe ridare spazio alle famiglie è finanziato dallo Stato, dall'Europa e dalla Regione. Tanto di farlo partire invece molto aiuto. Poi un accordo, una posizione simile a chi è all'Africa, chi è al piano, alla biodiversità che comunque ha distrutto il paesaggio senza uscire a distanza come vita. E poi in quel punto che si decide in modo diverso quello da questo prodotto. Noi vediamo che su per strada appunto si era a Carciano, ci andiamo a 20 km dentro la Tecnica, che è una strada del grande scorrimento, e non riusciamo ad andare. Questo mi pare che sia. Tra l'altro adesso mi sembra che questo stando diciamo che si venga anche i lavori di modernamento della carta Cucchi Umberti, che c'è il primo lotto ed è stato completato ormai da più di un anno, eccetera. Però mi sembra che stia procedendo anche l'ultimo lotto verso la E45. Uno dei difetti da quando si distacca, che ha guardato solo il punto, guardato a Pagliata, guardato a Petriano, guardato a Materato, e ha totalmente lasciato, è vero sì che questi cavolo gli impegnati che fanno le spese, però forse era una quello che finisce al successo, però che era una un impegno che poi alla fine del corso degli anni ha perso l'interesse, questo era l'esistato, quando sono state appunto così anche i conferenti, i cambi commerciali, questa parte ha perso il significato, comunque ma finisce anche di bisogno di persone politiche, penso per la Germania, penso per la Dorca, che dicono meglio lasciarla così come io non so in che sentire, però mi preoccupa che anche il caso che c'è stato in questa chiamata, come si può dire, in Italia, introducono elementi di pressione che non fanno bene. Poi la salvaguardia, vuol dire, non è possibile che si permette di organizzare permesso di spese, di pagare in fotovoltaica terra, che la rete è fatta in zone marche, arriva anche in ritardo e non risolve, perché questo non mette a pagare in fotovoltaica nell'area della prima dice che dovete assistere in questa famiglia industriale. Questo vale per il rispetto del programma di sviluppatore, che si risolve per una cosa un po' più difficile. E poi tutta la diffusione, si vive più, fare un lavoro di contatto di più e fare una tremenda attenzione anche a come dare spazio a un'offerta culturale, come dire adesso la sua storia di investimento, fanno tra la normalità, fino e tra l'abuso, quindi sono elementi che possono essere rete, però con attenzione anche agli aspetti di cose. Io sono stato un figlio, non posso pensare di essere coloro che gettano libri, direttive, sono o sono parte di una rete, ho visto di vedersi contro i comuni che fanno più piccoli, perché hanno esigenze importanti come noi. Poi la gestione è forte, ovviamente, perché il centro-lutano fanno importanti come aveva da mente considerate. E poi il pacco, il salto del pacco che deve essere finanziato e scrivere il pacco di Calcaterone. Ormai ci sono stati i tempi, quindi si stanno facendo un'altra nuova pacco,
mia, come dire, una cultura di lettori, anche di quantità. Questo è alcuni degli elementi che poi la cultura, che noi abbiamo, diciamo, seduti su tutti romani di un'importanza ben visibile. In realtà, come è stato il soggetto carino, per esempio, che era un scritto, adesso poi si è perso un po', si è perso di Pero, la presentazione di Aita, però non c'è un tessuto che permetta di far sì che tutte queste realtà importanti abbiano di una rete. Questo non c'è. Non c'è, perché non c'è una cosa che io penso, allora, in tutto il mio sviluppo, in tutto il suo posto. Anche perché in trasporto, in certo che c'è tanto, in la nuova deve staccare le pelle, deve cambiare il pedone, il sistema della pedalità. Io quando sono distato, con la vista, da ora che si è visto, con il sedetto, ma allora si prende la distrazione, ma si va a staccare le sue volte da perdere la sua valigia. È diverso, non è il tramo, è già stato, si prende una macchina in valigia, è una cosa. Io si dà come fa, ecco, l'idea che uno ha detto a pensare le volte, poi da una presa, mi fa una famiglia. E si mettono in mezzo, poi siamo sempre nelle linee di partire dal bisogno, si deve camminare in macchina in 2 o 3, e poi super che si diminuiscono, si diminuiscono le coste. C'è una cosa che non torna, che noi saremo sempre in meno, anche se c'è un assoluto, e se non c'è il quale non ci sono trasporti, servizi sanitari che vengono su scuola, non si impiantano neanche il concetto nostro, anche se queste cose, secondo me, sono forse una sensibilità diversa. Una sensibilità diversa, senza fiocchi, senza questi paesi. Sono paesi che inizi, ma che cosa bisogna di turista, e se ne togli, iniziano da me, togli le ospedali, fare la sanità, come fanno queste persone? Per noi, per noi che siamo zona, tra sessuale, di anziani, molto alto, anche giovani, e che sono adulti, non possiamo diventare una tribù zona per penanziare, non sono così. Noi in realtà ci sono anziani, adulti, giovani, bambini. È vero che la prevalenza di anziani quindi di una classe di persone più saggi, ma non può essere tutto di questa lunga vigenza, la paga di un po', perché la metà è molto mio, perché è molto davvero, come dire, pensata sulla città, ma nelle varie le città stanno sempre feste, forse tutto il timore, di queste dimensioni, come queste, la feste, la lunga di tanti, che è di civili, da grandi comuni partigiani. Non si può calare tutto su Ascona, anche se si usa questo tipo, o si usa la maggioranza, parlo, ma realizzate le caratteristiche del territorio e del paesaggio. Il paesaggio è che l'ha titolato, noi da questo punto di vista non c'è lo stato, non si fa essere solo del figlio, che si può dire importante. Ecco, però, come dire, che è fatto, anche un errore, c'è avuto una risposta. Quello che c'è l'altro, che è altro, che ci vediamo la strada, che ci vediamo il comune, che ha avuto negli ultimi mesi, parlo dello sfruttamento, la strada sulla strada, che è ma come no, anche la stessa, se noi veniamo nella montagna, comunque quindi sulla montagna, anche sulla montagna, quindi, però anche il senso per fare corsi, per far sentire come si deve incontrare, non ci sono solo più posti, sulle sue risposte di rispetto, ma già poi si dice, fai, superata, l'attenzione, l'amore per il territorio di tutti, che tutti i tuoi passi, questo ti ritorna. E che ti senti parte, lo chiudi, lo difendi, lo protetti anche. E sono le persone che partono da qualche buona missione, perché posti coperti, posti chiusi, case, banchi campani abbandonati, proprietari lasciano lì, per cosa stanno a avere un po' di detole, non le tenete, sono di casa, un po' di rosso, perché chiaramente che un angolo di rudo, in campagna, vuol dire per essere lì, è proprietario, che chiude, non è possibile, posso dire, oh, qui è chiude, oppure chiude, se va a fare il comune, di fare tante cose. Finisco dicendo, dopo questo mi sono detto subito, che c'è un aspetto più unico, ma non sto portando questo territorio, non ho pensato anche da cosa, ma c'è un bellissimo, così, un bellissimo, da un'altra, da Italia Nostra, da Giacomarco, di tutto ciò che c'è ambientalista per l'ambiente. E per esempio, qui c'è una regione per la licenza a casa, che nasce dalla regione nazionale, e che la regione Lazio ha prolungato fino a 2015.
che per essere costruire tutto il conflitto ha aumentato i volumi. Ecco, questo non è senza che mi ha detto che non hanno costruito tutto il conflitto, non hanno controllato. È vero, questo obiettivo è per essere una qualità. Ecco, questa è stata fatta con apporto anche nel fine di legislatura e qualifica politica. Non è sbagliata, ma tu vuoi costruire, ma costruisci non aumentando i volumi. In 40 anni le banche sono state significate aree per un totale corrispondente alle superficie di un servizio di piede di tutti. In 40 anni abbiamo significato proprio di bravo che si sono significati. Questo va bene dire che tutta la conferenza è di loro recuperare una cosa diversa, ma tutta la conferenza è di loro. Per queste parole possiamo dire che della coalizione di centro-sinistra, che potrebbe rappresentare l'anima più ambientalista, l'anima anche più ecologica e anche l'espansione del mondo terra. Quindi, se noi volessimo anche l'espansione di un mondo femminile e anche di un mondo femminile, vuol dire che se volessimo fare un gioco di squadra, il centro-sinistra potrebbe valorizzare queste sue sensibilità. Donna dell'entroterra, donna delle tante opportunità, donna di una forte sensibilità, ambientalista, ecologica, ma soprattutto amante del suo entroterra, non soltanto a parole, ma anche attraverso proposte. Ecco, vorrei chiudere. E posso chiudere una cosa che non è troppo. Prego, prego. Mi volevo dire, io poi faccio prima tanti anni, io non ho il nome della politica, ho però la passione per la politica di tutti i quali, anche perché queste storie, devo dire, non hanno molte rappresentanze in grado di sostenere il concreto elettorale. E questo è il motivo di dire che questa è questo. Quindi io finché ho voglia di fare, perché sono in questa sento anche di farlo per un dovere verso questo territorio. Cioè, delle cose di cui parlo, se non ne parlo io, non sono tanto che mi sono portato alla posizione del totale. E quindi se ne interrompo, cantiamo di una corruzione. Io già non sì, ho fatto un percorso, io ritengo che passare attraverso il sistema del tutto il popolo che vai a per un po', quindi ha fatto un percorso, sicuramente un video anche così di stabilito, quindi io posso dire che è stato molto apportato più con il sottotitolo perché è stretto, insomma, però ha fatto il suo percorso e penso che vorrei candidarsi, però sempre solo, quindi alla fine anche il sottotitolo che scelte tutti, insomma, e se non poi le alleanze, le situazioni donali, le situazioni che non passano. E poi c'è l'esperienza di un'esperienza in casa, soprattutto nell'ambito della scuola, in questo momento mi ricordo bene, è una commissione istruzione, per cui mi sembra che seguito più che altro quelle che sono le tematiche legate alla scuola. Non tanto in questa scuola, ma non è che ha svolto, ma forse non potrebbe anche farlo, ma per la sanità ha seguito, però più di tanto non è tutto ottenere, perché poi le tratti, le ricaglie, poi che sono tanti, tutta la buona volontà, ma questo non conosco lo stesso personale di ottenere, non è che ha fatto tutto ottenere, ma perché se tu appunto sei solo a votare, tu hai per la fine come insegnare per l'alleato, perché soprattutto non te lo permetto, perché non svolgi persone simili a quelle di cui vuoi difendere le sue organi da solo, questo è il problema, questo è il problema, 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 è bastano ormai tutti pagano, anche perché siamo un pochino in un'economia di fondi europei. Basta parlare di fondi europei oppure secondo lei ci sono altri canali, altre forme di ottenimento di risorse, per esempio di tanto di determinati sprechi
per esempio, modificando al modello regionale, modificando un pochino quello che sono le priorità, per cui ecco, togliere meno risorse da qualche capito a favore di qualcun altro, ecco, è quello che dobbiamo fare. Sì, questo si può fare, si potrebbe liberare la spesa che può essere, però la maggior parte del fondo è nato per essere pubblica. Perché vuol dire che stanno anche meglio utilizzati, perché lo stesso d'acqua e accumulate a volte in maniera quasi incomprensibile, le feste privati dall'agricoltura. Vi dico la stessa categoria dell'agricoltura che si vuole un interprete, sempre spesso in questa vita perché è importante, ma non va tutto. E si deve evitare che si tutti bagni, rende gli assistori da due a coloro che poi si possono utilizzare, e anche un po' per la stessa categoria di che questi due pavi che si sono detto spesso, cioè coloro che non sono, come dire, risparmio importante e necessario, che non cambierebbero l'economia di questa regione, però sono un buon modo per dare a quelli un po' difficile che sicuramente una cosa perché ho dato in che sia, ecco, non siamo tanto sicura sull'aeroporto di Falconara, che è un'altra. Ecco, l'aeroporto di Falconara ci sarà seguito un attimo nel centro dell'aeroporto di ho fatto questa inflazione, ma in questo caso che si è andato a fare un po' di costruire, lei sa che dopo il fallimento dovrebbe riprendere l'aeroporto per finire la mano di lui. Hanno rinviato di alcuni giorni l'apertura, comunque dovrebbe aprire la prossima settimana, e rimborso il dibattito, nel senso che è la società di gestione. Dice, noi non vogliamo, non vogliamo chiudere incentivi per i produttori alle compagnie nello specifico flusso. Ebbene, l'aeroporto di Falconara, in questo paese, è scritto, come d'altra parte fanno tutti gli aeroporti, con gestione del flusso. Tant'è che uno, e questa era l'inizio di dire un'altra cosa, che aveva dato garanzia di tornare a Lugli la settimana no, ha detto continuare a rimanere a Falconara. Ecco, quindi in questi mesi di chiusura dell'aeroporto Lugli il trasporto russo e i turisti russi sono stati dirottati su Falconara. Io però ho seguito questa così, questa considerazione magari anche sbagliata. Ma noi, nelle nostre teste, o nei nostri problemi di russi, noi abbiamo visto. Cioè, scopriamo adesso che con la chiusura di Irini, no, tutto, al di là che adesso anche la Russia sono presi per il cambio, eccetera, però comunque questi russi, anziché arrivare a Milano, sono arrivati a Falconara. Però, nelle nostre teste, cioè, i nostri operatori turistici, mi hanno risentito di questa presenza? Il nostro governo mi ha risentito oppure altri non hanno fatto che arrivare a Falconara e poi essere trasportati con il pullman a Irini sulla costa del Magliano? Allora, io, se non so che è una razza che vuole dire, non mi sono mai visto. Di russi che hanno acquistato di me che sta passando, sono di russi che danno da Falconara nuova a compensare, come ho visto, i cristiani delle scarpe che ho visto un po' di russo, però nelle ipotesi russi non si sono visti. A questo punto, cosa che si fa in caso lo stesso di questo che sta facendo adesso, per quello che sono le risorse, poi per le regioni avanti, già lo sposo Falconara, e quelli che sono di vantaggio, che sono vantaggio, io molto non si dice che non ricorda che ha molto diversi milioni, però per dire che lo paghiamo noi artigiani, allora forse sta d'accordo, prova grazie a noi gli accettori sfidati, e per le quali fuori molto il suo ruolo, come diventa una scusa, quindi non capiamo quali sono i nostri, però quelli che hanno vantaggio da lui, ma penso che no, a parte noi l'aeroporto, non si capisce, per i tutti russi, dappertutto perché da noi noi continuiamo da Italia a pagare a carico del debito di un debito di una cosa in particolare
nonostante se questa è stata una censura, secondo l'assessore non è stato declassato, secondo altri operatori invece è stato uno contenente fermato, ma era declassato, comunque forse non c'è per le elezioni, non lo so, perché comunque non lo posso dire, non so niente di diverso, perché è una cosa. Sì, certo, che la cosa circolare, perché io non posso dire a cattolico, una grandissima realtà come quella dell'aeroporto, che addirittura ha dato una campagna di saldi, nel senso che continua ad aumentare i centri di punti per essere due, e quindi è in preoccupazione. Ma noi di qui non solo non si dice nulla, non so, ma io penso che la maggior parte di noi neanche sa che in questi mesi di chiusura del confine di Erdogan, io non so se sono stato divertito ancora, quindi penso che nessuno di noi lo sappia. Nessuno di noi, la maggior ragione, sa che in questi ultimi giorni l'aeroporto sta spandendo, promettendo i centri di testi molto comuni. Diciamo che questo è abbastanza secolare. No, i giardini che danno ai vettori per fare il trattenere delle tavole. Certo, non posso dire. L'aeroporto non può dire anche lì, perché il debito va a pensare, ma si dà, si parla tanto di debito per gli ospedali, che è tutto che già si individua lo colpo, e questo è un libro di questo tipo di cui se lo parla. È un po' come è successo ieri, perché alla fine adesso sono tutti indagati, c'è la magistratura che indaga sul fallimento della retrovisione, e addirittura i vecchi dirigenti della retrovisione dell'aeroporto si ritengono sempre bene. Noi l'abbiamo fatto perché altrimenti avremmo perso di più, cioè in poche parole, l'aeroporto continuava ad andare in debito, però gli enti locali continuavano a mettersi sul fiore di questo evento la chiusura, continuavano a dare benefit ai vettori perché gli disagenti non sarebbero più del tutto. Non è che si rischia questo anche a far così. Vuol dire che non corrisponde alle esigenze, no? Vuol dire che non è, non serve adeguatamente, perché dovrebbe assolutamente potrebbe essere il livello di rapporto, quindi non lo so, ma non c'è una situazione, perché se c'è una crisi, sarà sulla differenza, impedendo anche di capire, faccio parte di un grosso debito, ma non è che viene risanato, ma è delle parti, questo non può più essere, questo è un progetto di gestione. Va bene, organizziamo qualche turno con gli usi per portare a vedere la ferita del Monte Pitano. No, non tanto perché lo vino in tratti. Quella volta... Lei però, facciamo così, lei controlla, anzi lei dica, gli dica e si accetta che facciano... Impedisco di raccogliere gli altri. Brava, ecco. Chiudiamo con questa protezione, ma in questo turno di il Monte Pitano rappresenta un po' di eccellenza, eppure un albergo ha chiuso, per fortuna c'è un capriccio da quello che mi dicono e quello che mi dicono. Non è che in quella zona posso dire che non si dice esattamente che sta in Monte Pitano. Ma soprattutto c'è una strada che viene chiusa a Donnie. Ecco, non lo volevo dire, speravo che me lo dicesse lei per gli articoli sul giornale. La strada, signor Presidente, è aperta nel funzionato, io capisco anche la loro esperienza di loro, ma questa non c'è. In realtà, invece le altre parti si buttano in segnale, perché la nostra è quella strada si chiude. Forse se per la comunità di Dio, se la larga storia per la sua parte, c'è questo, ma questo non c'è, perché c'è anche ponte. Quindi se non c'è una strada adeguata, forse c'è tanto che non è utilizzato. E poi mi dicono persone che hanno le case, per esempio, e si sono usate anche quelle che hanno l'acqua. Quindi mi capite negli anni 70, si pensava forse c'è stato come a un centro di villaggi turistici, no? E
subito poi la faccio, sono arrivata in giugno, e dicono che a quel tempo costava tanto meno di 1000 euro in lotto, ma adesso c'è questo sacchettino, così andiamo a dare l'utilità, abbiamo sempre strada, è possibile che mi sottotitoli, se poi non è stato, forse dal punto di vista anche meno che non ti avessero la società, perché non sta pensando la scelta, avessero però un po' di amianto saranno le state, sì, no? Sono le state, sì, sono d'accordo, tra l'altro a fare già la Zagliani, le spese del Consiglio Comune, in cui c'è fare l'Italiano, non puoi fare l'Italiano, ma anche le maestrie di Italiano, invece secondo me sono le stesse cose. Io ho fatto un po' di lavorare da anni, non so bene di chi sia le competenze, ma non so bene di Italiano, so che sono state italiane, però anche questa strada è impedita di farsi l'utilizzo dei luoghi con queste strade. Mi ha convinto poi che noi ritiene che questa strada sia poi l'utilità. Io credo che sia importante per il nostro gruppo, anche per le persone che hanno l'utilizzo per strade, che si vivono in acqua, e quindi mi pare una questione importante, però non c'è la parte questa di poter usare. Non radicali, diciamo, diciamo, poi che si ritiene, non lo so, perché quello che hanno fatto questa città, ma quello che da parte anche degli enti, le persone, quello che hanno scolato, erano si chiude direttamente, si sta molto pesato, il Murano, la persona ospedale, niente, di tutto di più è successo, c'è un po' una città. Anche diciamo, il convento dei cattolici su, che no, aveva chiamato. Ecco, su quello noi non abbiamo bisogno, quella di vocazione, di infiltrati che sono stati concentrati su questo colore. Hanno fatto questa scelta, non so perché non è stato. Però anche, secondo me, è stata anche una scelta vera, che comunque lì è un punto per voi, per la comunità felice, è un punto molto sentito. Ma non so perché non sono concentrati su questo colore, ma devo dire. Non so come è capitato, se vogliamo sperare di fare qualche spazio di mettere sicurezza di strade, dobbiamo farci passare il giro d'Italia. Pensare a qualche evento per volume, ma non penso che il dispaccio per la gente. Infatti, questo è il problema. Non credo che non lo so, per farci parte presente si può cambiare il percorso, ma mi pare di sì. La parte sarebbe una gestione di opposizione, se ne vogliamo, quindi, a tenere il periodo per le strade per impedire che vengano strane, perché in realtà noi non sono curati gli altri, ma sono curati per i lì. Quindi se si curassi per i lì, si accorgerebbe per tempo e si bloccherebbe, avete perso per lì a parte la strada e già si vede giù. C'è una cosa che non va, no? Si è perso nel giro, perché nel giro, al giro ha come si è adatto, quindi ogni schiena di giù allaga tutti. E se può pulire quella sottile, perché si può togliere tutti i giorni di rame, questo è tutto, se questi non fanno niente, se non si è questa cortina a condizione, quando arriva la destinazione sul corpo di altri, poi non si può si allarga tutto, comunque gli abitanti del mercato, sono disperati, sentono l'acqua, se io che la conosciamo, prima, o è stato sbagliato a fare i cortini lì, o è stato sbagliato a fare quindi dalla tutelata. Ormai che l'hanno fatto così, vanno tutelati queste persone che hanno la casa lì. E ogni volta sono sotto i casi dell'acqua. Ecco, non è possibile che fa tanto qualcosa. Non si muore tanto, semplicemente. Se lui fa qualche cosa continuamente, forse credo che fa una grande scelta a delle cose che non sono dannate, che sono un pericolo di vita o di casa delle persone. Grazie a tutti per la disponibilità per questa chiacchierata che si è partita dalle tematiche alla politica, che siamo arrivati poi ai problemi di istituzione e anche un po' legati al confronto. Speriamo un giorno con il nostro regista di poter tornare magari fare un giro alla scoperta di casa, magari per vedere come dice lei, diciamo, se è più specificato. Cari, è nel mio cuore.
casa nel mio cuore, nella fattispecie mori al pizzatello, tutto quello che c'è. Bene, la ringraziamo e la ringraziamo per la disponibilità. Grazie, buona giornata a voi.